Adesso mi viene una curiosità, no? Ma sugli asili nido, papà, che cosa ti ha detto? Te ne ha parlato oppure? Qualcosina mi ha riferito. Sì, diciamo che il costo di un bambino l'anno è superiore ai 10.000 euro. 10.333 per la precisione. Ecco. E quasi converrebbe dare i soldi alla mamma e farla stare a casa che tiene lei il bambino, insomma, no? Io penso che si debba andare verso una razionalizzazione dei costi della pubblica amministrazione, quindi valutare delle convenzioni con dei privati, perché non è possibile che un bambino al pubblico costa 10.000 euro e al privato siamo anche meno della metà. No, al comune di Scandicci 5.300 euro a bambino. 5.300. Comune amministrato dal PD. Quindi possiamo, penso, riuscirci a razionalizzare le spese, ma io, no? Infatti non capisco una cosa. Considerando che non si paga l'affitto della struttura. Ecco, allora, io ho intervistato il titolare di un asilo nido a Grottaferrata, no? Che adesso si sposterà in una location bellissima e già mi ha preannunciato i prezzi rimarranno quelli di quest'anno. Lì chi paga di più paga 560 euro. Dico, ma se io chiamo questo signore e dico vieni, ti metto a disposizione gratis il locale di Grotte Portella o quello della Banca d'Italia, certo, questo risparmia 4.500 euro, certo, d'affitto, no? E fa una retta di 560 euro. Se il comune se la collasse tutta senza far pagare le famiglie, spenderebbe di meno. Io vorrei capire chi è sto scienziato che fa l'appalto anche quello, che vince, fare delle gare, sì, che poi vince sempre la stessa, ma infatti l'obiettivo è che non si ripetano. Quindi un'idea ce l'hai, allora? Sicuramente convenzioni con i privati, capire come tagliare i costi, andare a verificare, a leggere bene da dove arrivano questi 10.000 euro. No, perché il contratto adesso è scadenza, Allora scade a luglio, io non lo so, il commissario, forse non mi sono aggiornato io, ma non mi sembra che ci sia stata una nuova gara. Ma quindi potrebbe essere fatta. Ma il commissario. Lo speriamo, chiunque insomma vada a governare che risolva queste problematiche. Va bene, questa pure te ne ha parlato allora. Sì.